Sicuro Gas. Capo? No. No, t'ho detto, c'ho la bionda stasera, cioè non farti proprio vedere. Il giradischi, le luci rosse, poi champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Eccoti qua, finalmente. Wow, barbecue. Barbecue stasera, per te. Un po' di pane? Mangiamo? È perché era doppia vacca. Finito il gas. Che? È finita. Sai, come le cose finiscono e questa è finita. Sai che rimane sempre in fondo un po' di gas e tu giri la bombola? Ma che c'è la bomba? Ma che dici? Qui dentro il gas è all'80%, in stato liquido è al 20% in forma gassosa. Se io la capolgo, il GPL è liquido, lo va giù, passa attraverso il tubo. Qua invece di arrivare in stato gassoso, arriva in forma liquida, fa una fiammata che ci brucia. Ci potremmo fare male. Potrebbe essere pericoloso. Ma dai, giriamola, lo fanno tutti. No! Ci sono delle scene che si sono trasformate in tragedie. Io non vorrei adesso, proprio stasera, la prima volta che ci vediamo. Ma come? Ma sei in difficoltà? Sto in difficoltà, sì. Questa pazza vuole farmi capovolgere la bombola. Sì, così fa del barbecue umano. Gliel'ho detto, infatti. Non l'abbiamo mangiato, è rimasta digiuna, poi. Sono il tuo superiore, dammi una mano a farglielo capire. Ci penso io. Grazie, grazie. Cara, ti presento un mio caro e vecchio amico. Wow, un amico in divisa. Un barbecue nelle vicinanze? Un barbecue, ma a casa mia, il migliore della città. Venga, venga. Scusa, la carne ce l'abbiamo. Questa te la fai in padella. Andiamo? Capovolgiamo tutto quello che vogliamo, punti di vista o il mondo stesso, ma non la bombola del gas.